principali di questa giornata. Noi andiamo subito ad Acerra, dove sta parlando Luigi Di Maio per una manifestazione sul tema della terra dei fuochi. Sentiamo. Perché contemporaneamente questi soldi non si stanno spendendo nella direzione in cui si era detto che si stanziavano. Il punto fondamentale è che ogni volta ci dicono stanziati 200 milioni, stanziati 100 milioni, possono dire anche di stanziare 1 miliardo, ma qui gli strumenti ci sono già. Noi dovremo aumentare il controllo di questo territorio. È un anno che aspettiamo i droni di sorveglianza, ogni 2 mesi ci dicono stanno per arrivare. La videosorveglianza dovrebbe aumentare e le persone che sono qui, molte di queste sono guardie ambientali che fanno i volontari e monitorano i roghi tossici. Se a queste persone si desse più strumenti e anche un minimo di salario, sarebbero le vere sentinelle di questo territorio. Qui non si sta facendo nulla, l'unico atto sulla terra dei fuochi che si è fatto, lo scioglimento del corpo forestale dello Stato. Quello è un segnale alle ecomafie di pessimo livello. A proposito dei soldi degli italiani, a leggere il quesito referendario, volete voi dimezzare il numero di parlamentari, volete voi risparmiare sui costi delle istituzioni, volete voi insomma fare un sacco di cose belle? La gente è portata a votare, no? Sembra anche un mantra dei 5 Stelle. Guardi, ormai le persone lo sanno, quando vedono un bel titolo, perché è un bellissimo titolo quello della riforma costituzionale, di una legge firmata da Renzi, gli italiani sanno che devono andarsi a leggere il testo, perché siamo già stati fregati da una legge che aveva un bel titolo, la buona scuola, siamo stati già fregati da una legge che aveva un bel titolo, Jobs Act, e saremo fregati anche da questa legge costituzionale che ha un bel titolo, come diceva lei, ma nel testo ha scritto l'esatto contrario. C'è un rischio di aumento della corruzione, come se non bastasse già la corruzione che abbiamo qui oggi in questo paese senza la riforma costituzionale, perché questa riforma darà l'immunità parlamentare a consiglieri regionali e sindaci che, giusto per intenderci, sono quelli che hanno gestito la nostra sanità negli ultimi 15 anni. Allora qui c'è un problema grosso, questa riforma rischia di far aumentare la corruzione in Italia, siamo già il paese con la più alta percezione di corruzione in tutta Europa. A Roma è arrivato un dossier direttamente da Acerra. Quanto è attenzionata questa città a livello centrale? Guardi, se questa terra, e non è solo Acerra, è anche Acerra, non si mobilita, se non mobilitiamo i cittadini, io sarò pronto e presente ad ogni mobilitazione di cittadini sulla terra dei fuochi. E ne organizzeremo anche altre, anche come forza politica, ma tutti coloro che vorranno marciare in questa terra, per la terra dei fuochi, troveranno la mia disponibilità, perché se non rimobilitiamo i cittadini, se non riempiamo di nuovo le strade, un po' alla volta, con manifestazioni come queste, a Roma possono arrivare tutti i dossier che volete, ma il governo non li considera. Oggi sono stati invitati molti sindaci del comprensorio, ma non si vede l'ombra. Beh, mi dispiace, io sono stato invitato e ci sono, come se mi inviteranno altri ci sarò sempre, perché questa è la mia terra, la mia famiglia respira quest'aria, mio fratello vive qui, lavora qui, siamo tutti qui e quindi dobbiamo combattere per un problema che non è semplice da risolvere. Per carità, io qui non sto facendo niente semplice, ma sia chiaro, qui non si è ancora iniziato. Onorevole, il nuovo referendum è un no politico a Renzi o un no proprio ormai? Io faccio questo ragionamento. Era l'esponente del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, in diretta da